Bentornati, siamo davvero quasi alla fine, siamo alla seconda semifinale mondiale. Beh, la prima l'avete vista in diretta e in esclusiva su Billiard Channel con un cannibale veramente esplosivo. In diretta dal padiglione Expo di Calangianus, è cambiata la regia, adesso c'è Fabian, Mirko è qui. Beh, è qui, non so cosa ci regalerà, fra un po' vedrete la campanellina, comunque, anzi, guardate, appena gliel'ho nominata, ve la facciamo vedere in diretta, state a vedere cosa fa il nostro Mirko, eccolo lì, Mirko sei in ritardissimo, insomma, qua, accanto a me, sotto c'è Tom e qua c'è Nicola, il mio socio, ancora eccola. Buongiorno a tutti. Campanellina per iscriversi al canale se non l'avete già fatto e attivare appunto la campanellina per essere aggiornati tutte le volte che andiamo in diretta. Tra l'altro, allora, questa diretta sarà brevissima perché alle 12.45 cederemo la linea alla RAI, quindi alle 12.45 vi invitiamo poi di accendere il televisore oppure tramite smartphone sull'applicazione RAI Play per andare a seguire la seconda parte della semifinale. Qualora poi la RAI non avesse più tempo per andare in diretta e sarebbero le 14.40 la diretta circa. Se la RAI non prolungherà la diretta entreremo subito noi in diretta per offrirvi le fasi finali se la partita non dovesse essere conclusa per le 14.40. E quindi se avete messo la campanellina, appena noi rientreremo in diretta si sentirà din din. Avete visto tutto il pubblico che sta continuando ad arrivare nel padiglione dell'Expo, è tutto esaurito e sold out per la finale che sarà per le ore 18.30 mi sembra. La finale, ok, 18.30 confermo. 18.30, quindi possiamo andare sul tavolo per presentare i giocatori della seconda semifinale. L'azzurro, Severino Marchioretto, un incredibile percorso di Severino. Severino è partito dalle qualificazioni, ha vinto tutte le partite. Ieri ha vinto prima a Christoffersen, il vice campione europeo, poi si è tolta la soddisfazione di vincere anche a Gustavo Longo per 4-0. La prima partita l'aveva giocata contro un altro danese, Erling Sjørup. Allora, due giocatori che fanno un po' specie per chi non le conosce. Severino io lo conosco da più di 30 anni, giocatore originario del Triveneto, del Veneto comunque, era già bravissimo agli inizi degli anni 90, eccolo qua inquadrato, adesso in prestito nel Lazio, gioca a Monterotondo, ma ha frequentato molto anche la Dispoli, tante persone che io conosco in quella sala e che saluto con un abbraccio, è veramente un giocatore fortissimo, però lavora impegnatissimo tra lavoro e famiglia, quindi ha sempre dedicato poco tempo al biliardo. Riccardo Dieguez, era l'anno 1993, questo signore con qualche chilo in meno e qualche capello in più nel 1993 a Bolivar nelle Pampas argentine cedette il passo soltanto alla finalissima a un incredibile Fabio Cavazzana che si laureava campione del mondo. Ma è un giocatore, è un caposcuola della scuola argentina, l'ho detto prima, è un erede, tra virgolette, un erede richiesto proprio da chi adesso non c'è più, proprio da Nestor Gomez, che prima di andarsene lo pregò di riprendere a giocare al biliardo e lui l'ha fatto con questi risultati. Tanto 5 punti per Dieguez su questo sfaccio. Vediamo il termine corsa, non è positivo per lui, fisso per Marchioretto con il pallino che però si interpone tra il castello e la biglia bianca, quindi ritiro quello che ho detto, il fisso non c'è, o perlomeno lo deve sfruttare con l'aiuto del pallino il fisso magari Marchioretto. Arbitro dell'incontro Francesco Gurioni, assistente al punteggio Pierantonio Ciccarelli. Qui Gianluca, perché anche giocarsi la steola tutt'altro che semplice, perlomeno c'è un'elevata probabilità di non farla. Se giochi ad andare via con la bianca e andare via con la tua e appoggiare la bianca lì potrebbe essere soluzione, ma Marchioretto sta studiando il combination con il pallino per
No, sì, no. Gioca a buttare dentro il pallino e a sfilare con la gialla dalla lunga, praticamente di effetto buono. Eccolo qua. Quello però sta andando verso il castello. Anche un po' più piano, se vero. 11 punti per tutto bene per l'Italia. Intanto che siamo ancora in diretta, ieri ci hanno detto che facevamo un po' di tifo. Confermo, sì. Lo facciamo, ma non ce ne vogliano gli argentini. Ripeto, gli argentini quando siamo in giro, eccetera, eccetera, noi li abbiamo veramente amici e simpatici. Però penso che se fossimo su un canale argentino sarebbe stata la, anche perché la non ho mai idea. Sentito i commentatori di calcio gioca l'Italia a fare il tifo per quegli altri. Non mi è mai successo, quindi facciamo il tifo, tifo assolutamente rispettoso e che sicuramente enfatizzerà anche le esecuzioni di Dieguez, ma Marco Ioretto è italiano. Lunga per Dieguez, tipo questa, capolavoro di Dieguez. Favoloso Dieguez, questo, mamma mia, è Riccardo Dieguez, come si è presentato l'argentino. E gli fa i complimenti anche Severino. Doppio traversino. Lunga palla. Questa è una conclusione che non si vede quasi mai. E Dieguez in una semifinale del campionato del mondo ci ha piazzato un bel lotto. Tre sponde di calcio. Grande tifo, perché è molto. C'è tanta compagine argentina sugli spalti. Tre sponde, vediamo se la prende di 5 di accosto. La potrebbe prendere anche di 5 di accosto. E la prende. Barbatrucco per Severino, ancora sì, di calcio. Barbatrucco che diciamo a metà, perché Dieguez ha l'opportunità su questo traversino di calcio di marcare ancora il filotto. Dieguez ha acquisito il diritto alla semifinale vincendo con Scorza, ancora 8 per lui. Mentre Severino Marchioretto, come hai detto prima, ha vinto per 4-0 su un altro argentino, su Gustavo Longo. E adesso se la andrà a vedere un po' meglio probabilmente Severino. No, più che altro all'indicazione della tre sponde precedente. È un po' più larga questa della precedente, c'è sempre il pallino, eventuale presa di pallino sul largo, e questa realizza 8 punti Severino. Ottima la tre sponde di Marchioretto. Severino ha deciso che oggi corte non le fa comunque, che gli sono partite due abbastanza bombe un po'. Meglio lungo che corto. Le corte non sono mai arrivate. Sì. Così diceva il saggio. Giro per Dieguez sullo stretto. Vediamo se difende. Credo di no. Opportunità per Severino Marchioretto. Poi si parla di forze, di sfumature. Io penso che nei panni di Severino non sarei neanche in grado di tenere in piedi in mano la stecca. La drizzata. Prende rimpallo Marchioretto e chiaramente ho parlato al volo prima della prova biliardo, l'ho salutato, l'ho abbracciato, gli ho fatto i complimenti, gli ho consigliato di divertirsi, mi ha detto: Nicola, speriamo mi parta il braccio. Sì, ho detto: te divertiti. Braccio parte, però chiaramente, ma che emozione deve essere giocare la semifinale del campionato del mondo. Tanto Dieguez anche lui prende rimpallo, però un rimpallo che gli porta in diote. 4 punti buoni, la sua bilia va verso il centro della corta e si attacca in modo molto molto fortunoso. Ma probabilmente un passaggio per un pallino da 4. Manda lo Strator Fabian. Non lo fa per un niente il pallino da 4. Comunque un buon passaggio difensivo per Marchioretto, che attacca sull'altra corta la sua biglia.
sponda biglia per Diegues. Stacca molto bene la biglia di Marchioretta da sponda, realizza 4 punti. 10 punti di vantaggio per l'argentino. 29 a 19. Bricolla per Marchioretto che decide di affondare questa bricolla fino in fondo al biliardo. 4 punti. Aspetta, apri. Parla. Dicevo, ah, corta, okay. Non l'ha fatta. Ti avevo, sì. Come ti avevo detto. Un po' esuberante per adesso Severino. Pallino da 3 per Diegues che cerca di riportare tutto in fila in fondo al tavolo. Alza troppo il pallino. Crea questo parallelismo tra le biglie, ma attaccabile da un traversino di prima intenzione per Marchioretto. Questa è la traiettoria ideale della sia della battente sia disegnata in bianco dell'avversario, quindi il traversino di primo. Sì, penso che dia questa forza che ho disegnato, cioè una forza. Qui gli ha dato tanto colpo però Severino, eh? 4 punti per Severino che non difende. Secondo me gli ha dato anche troppo effetto Gianluca, più l'effetto che il colpo. Eh sì, perché lì per andare più dove sono andato io si tira quasi senza, quasi con un goccio di là. Se vogliamo, se c'è palla gira grossa. Ad andare avanti largo per Diegues, difesa diagonale, ma una buona notizia non aver perso punti su una conclusione frontale. Marchioretto meno 5. Vede. Qui credo che non veda il gancio. Se non un gancio propriamente difensivo. Quello che credo si stia cingendo a tirare. Ha aumentato un po' di forza. Bravo. Bella uscita da parte di Severino. Bricolla di parabola per Diegues. Entra troppo. Occasione per Marchioretto, mano sul panno. Giro a chiudere per Marchioretto. Massima concentrazione per il Veneto. Questa è la traiettoria che proponi nella biglia bianca. La segue fedelmente Marchioretto, realizza 4 punti. Vediamo se si posiziona anche dietro al pallino. Ci va di fianco al pallino. E lo realizza, 7 punti. Mette la freccia Marchioretto. 2 avanti, 34-32. Forse è rimasto fuori. Tanto inquadrato Paolo Infortuna, protagonista del quarto di finale con quarta. Qui la difficoltà del pallino. Vediamo se riesce a aprirla fino al filotto. Diegues lo fa meravigliosamente. Fantastico Diegues. Tirato fuori una conclusione eccezionale. 43-34. Durato pochissimo il vantaggio di Marchioretto. Maiuscolo qui, argentino. Sì, sì, ma è un po' come ti avevo detto prima, no? Che magari lo vedi, non è
eccezionalmente, stilisticamente non eccezionalmente bello, di una praticità infinita, di un'efficacia infinita, che poi è quello che conta e serve in queste competizioni. Eccolo qua inquadrato, argentino, classe 1964, cerca di mezzo colpo di creare l'angolo, poi arriva al pallino, la forza del pallino qua. Marchioretto va vicinissimo, sì, 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 a fare quello che aveva in mente. Purtroppo è entrato troppo, ne è derivato un angolo stretto. Diegues, vediamo se tiene i toni bassi andandoci di calcio, oppure se, come credo che sia, ma di due di calcio sullo stretto, vediamo il termine, corsa, forse c'è uno spiraglio per Marcoretto che potrebbe giocare questo giro con la forza di quel pallino, disinteressandosi anche della sua, anche perché se gioca anche la sua le probabilità di fare il giro diminuiscono. Sai che ce l'ha? Ce l'ha bello, secondo me con la forza del pallino ce l'ha. Si gioca solo ed esclusivamente la palla bianca. Gli è montato un po' addosso. Vediamo se, se si guadagna il centro Marchioretto. Penso di sì. Sì, solo difesa per Diegues, che può andarci di pelo di palla, analizzare anche il pallino da 4 volendo. Però sta puntando qualcosa di... Ah, no, no. Pallino da 4, secondo me aveva più idea di realizzarlo, era molto più facile realizzarlo direttamente dopo aver toccato la lunga. La lunga, sì. Tu avresti giocato di pelo o di calcio? No, io l'avrei giocata di pelo. Di pelo, ma sennò perché non è che idea. Gestisco meglio l'impatto con la lunga. Cioè sono meglio dell'impatto con la lunga. Marchioretto raddrizzata, e qui Marchioretto perde le distanze su questo tiro e propone uno sfascio a Diegues. Non è ancora iniziata la semifinale di Marchioretto. Marchioretto gioca contro un elemento importante che è l'emozione, mentre Diegues sembra che stia giocando al bar. 10 punti per l'argentino, 53-34, parziale aperto di 19-0, anzi 21-0 per l'argentino, eravamo 34-32. Tantissima esperienza per Diegues. Non so quanti campionati, guarda, te lo dico subito se trovo le mie schede. Non so quanti campionati argentini ha vinto, ma mi sembra 6 o 7, Diego. 7 volte campione. Tanto realizza argentino. Il pallino. Mancano due pallini a Diegues, devono essere uno da 3 e uno da 4, entrambi da 4. Uno intanto lo può fare qua. Ha vinto anche un campionato argentino di carambola tre sponde. Tra l'altro lui ha vinto tanto anche al Casin, cioè la al Casin, che è la specialità che giocavano un po' di tempo fa in Argentina, che era questo biliardo con le 6 buche. Quindi biliardo con le buche, con le sponde internazionali. Vediamo se Severino trova il modo di giocare una steola oppure una raddrizzata angolo angolo, cercando poi di non perdere poi il pallino, sistemare. Se si lascia lì il pallino lo perde male, perché è già difficile che gli tocchi palla. Io giocherei di colpettino, se può uscire a cercare di star nell'angolo con la mia, però è attaccato. Deve giocare il 3 Gianluca. Sì. No, è proprio attaccato, come non detto. È difficile anche il 3. Bravo. Bravissimo. La mette lì Severino. Dietro.
Speriamo che abbia chiusa anche la 5 sponde, credo di sì, però credo che abbia l'uscita di americana. Sì, proviamo a disegnarla. Vai. Mi sa che dobbiamo staccare e dare la linea alla Rai. Manda lo Strator, Fabian. Mandiamo questo tiro e poi stacchiamo. Questa va larga. Mamma mia, come... questa va larga. Ma hai visto come si è allargata? Questa va larga. Allora, vediamo la biglia libera di Marchioretto, poi saremo costretti a cedere la linea Rai Sport, quindi finita la nostra diretta potete collegarvi con il canale 58 su Rai Sport oppure su Rai Play tramite l'app con i vostri smartphone o tablet. Però rimanete con smartphone, tablet e quant'altro in mano perché dalle 14.40 in poi potremmo riprenderla. Noi, se la Rai non può continuare, non potesse continuare la diretta, diamo questa biglia libera per Marchioretto. Due ci sono, ce ne saranno quattro probabilmente. Quattro, quindi allora noi stacchiamo, proseguiamo la telecronaca che ha registrato. Alla fine dell'incontro, poi. Questa partita sarà pubblicata sul nostro canale e potrete seguire anche la nostra telecronaca in integrale. Quindi un saluto e un ringraziamento dai soci del biliardo per Biliard Channel, il canale del biliardo. Ciao. E chiude Dieguez con questo pallino da 4, un giro volante e pallino da 4. Giocando al bar e fa parte delle sue caratteristiche. È un bel vantaggio perché non sentire la tensione o perlomeno Severino mascherarla deve, bene, deve diciamo. Cercare di nasconderla e non e tenerla a bada perché la posta in palio è veramente enorme. Però è stato abituato in questi giorni a giocare partite importanti, partite le più importanti della sua carriera e chiaramente fin quando rimarrà in pista sarà sempre la partita più importante della sua carriera, quindi deve farci una sorta di abitudine. Gianluca, è più facile a dirsi che a farsi. Però sai che fuori microfono ti avrei detto è arrivato Zorro, è arrivato Zorro. Ma da dove ci siamo presi? È arrivato Zorro, non lo so. No. Senza effetto Marchioretto. Guarda, questa è una conclusione che Marchioretto gli ho visto giocare spesso, sì. Tra l'altro è una conclusione con cui ha chiuso l'incontro contro Christoffersen. E insomma, nella zona del Veneto su queste cose qua può aver avuto un paio di maestri mica da poco. Lui che ha giocato con i Venerando, con i Masiero, con gli Stoppa. Angolo per Dieguez. Ma non è bello, eh? No, però vederlo da qua è un po' più bello. Vederlo dal vivo. Sì, no, deve aumentargli la forza, se no non lo fa. Ma infatti non l'ha. È stato sul pallino. È dato 3 punti. Vediamo dove termina la corsa al pallino. È meglio da un'altra parte, Gianluca. Eh sì, perché lì è proprio in mezzo. A qualsiasi cosa, idee e cambio palle, angolo stretto. Ho questa aumentato un po' di forza. Vede la corta? Sei sicuro? Secondo me sì. No,
Invece ci va di calcio. Va proprio a fare cambio palla lì. Entra troppo, si sposta. Chiede scusa, infatti, non era il tiro che aveva in mente. 10 punti per Marchioretto. Però risponde di calcio per Riccardo Diegues, la caratteristica di tanti argentini che si portano a spasso il gessetto e poi lo appoggiano sul biliardo. È Daniel Lopez, che è argentino, lo fa, lo vediamo spesso farlo, cioè spesso, sempre. Due punti su questa tre sponde. Si è avvitata. Si è avvitata, dici? Nettamente. Ce la fai vedere replay, Mirko, questa? No? Neanche poca sta vita, però. Adesso non era da rosso, però. No, era da 4. Da 4 pieno, più verso il centro. 3 di calcio per Marchioretto. Aiuto. Sta dentro? Sì, sì. Bene. Sembrava più lunga anche a me. Sai che quando l'immagine passa, ho visto da quelle fisse alla soggettiva, mi cambia proprio l'impressione della forza della palla. Tre sponde nel quadrato opposto per Diegues, che la intercetta piena, trova Steola. Marchioretto questa Steola la può girare con un traversino di calcio. Qui lo giochiamo di misura per fare il 4, se no quel 4 lì non si fa. E si può non fare anche di misura. Se lo fa vuol dire che ne ha fatto anche il castello, oppure oppure non ha fatto niente passando all'interno. Esatto, dalla grossa. Comunque la chiave è la misura. Quattro punti ce l'aveva anche, allora vuol dire che era più distante di quello che vedevamo noi. Sì, infatti lo vedevamo dallo strato, già. Più è vicino e meno lo fai quel pallino lì, paradossalmente. Si guadagna 13 punti di vantaggio Marchioretto. Un angolo dove ci sarà il contatto con il pallino, ed è un buon contatto per Marchioretto, perché pallino non va verso Castello e tra l'altro sposta il pallino in una situazione che potrebbe fare comodo adesso a Marchioretto. Questo giro sicuramente lo deve sbagliare stretto Marchioretto. Pallino porta dentro la bianca. E Marchioretto ha subito sul Castello invece, ma chiaramente si era mantenuto sullo stretto. 8 punti per Marchioretto. Severino. Via l'emozione di dosso, Severino. 26-8 il parziale per Severino Marchioretto. Speriamo sia andata via. A me dà l'impressione ancora che se lo pungono non esce sangue. Però le steccate cominciano a partire, sì, che è la cosa importante. Cioè, se è una tensione che genera concentrazione, adrenalina, ben venga. Si soffre un paio d'ore, 2 ore e mezza. Passaggio per Marchioretto. Pensavo si prendesse questo rischio, proprio per via di quel pallino. Però riesce a tenere i giri bassi. Però questo passaggio si poteva fare meglio, doveva assicurarsi di tenere la bianca a lungo sponda.
Io penso che lui l'abbia giocato proprio in questo modo, sai, per non andare verso la buca. A parte che c'è un pallino. Gianluca, ma c'è quel pallino che ti mette tre birilli in più dall'altra parte. Da lì, di però di qua se lo sbagli sullo sponde biglia. È chiaro che non deve rimanere sul lungo, deve rimanere sul corto. Ci mette sotto la stecca di Eggers che va in giro con la sua, buon per lui, che ne realizza 6 e non beve. Vediamo il fine corsa. Buono per noi questo, per un angolo. Vediamo come è impostato. Non sono sicuro che batta l'angolo. Perché è impostato? Fammi vedere. Impostato no, troppo sullo stretto. No, no, è impostato male. Scambio. Adesso l'ho guardato con lo strato. Il giro di scambio è molto meglio. Giordano. Ah sì. Una porzione grossa realizzerebbe 3 sul largo del castello. No, no, minimissimo sindacale, 2 punti per Marchio Retto, che però usa quel pallino da scudo per non perdere lo spondapalla. Dovrà andarci di 2 a mo' di 3 oppure alzare la stecca dalla lunga. Questa non è semplice. No, anche perché la sua tocca la lunga, quindi entra in mezzo al biliardo. Disfaccio di Eggers, la sua verrà verso il castello. E qui una buona possibilità di candela. E Severino l'ha fatta 8! Grande Marchio Retto! Capito? Se 8 o 11? 8. Bastava chiedere a Francesco Gurioni, te lo dicevo. 36-14, più 22 per l'italiano, sotto però di un set. Possibilità di risposta. Deve fare un super capolavoro di Eggers. Di Garuffa, e questa non viaggia male, ma si allarga, prende una porzione di biglia all'esterno. Marchio Retto credo veda qualcosa dalla lunga, una via più breve. Che era forse un cambio palla di lì. È andato a vedere la porzione. Si sta andando a vedere per il giro rovescio. L'importante qui è non entrare poco, Severino, ma lui lo sa. Quindi deve assicurarsi di imprimere bene l'effetto. Non è bella, ma fatta così, Gianluca, è perfetta, ma io la lascerei lì. Non... prendila così, Seve, almeno non soffriamo. Ci va di 3. Non credo che ci vada di 3, Gianluca, sai. Io l'ho lasciato lì lo strato, dai. Donne curiose che guarda dietro. Dai, rimanda lo strato. Vediamo se evita il rimpallo. Il rimpallo evitato è già una buona notizia. Ma bravo Severino, bravo. Le allontanate. A quest'ora allontanarle, fare giocare il tuo avversario con la mano sul legno, non è poco. Ok, ho stabilito dal vivo, siccome qua la gente vede la partita anche dal maxi schermo, guardando quando facciamo gli strator e guardiamo loro, gli interessa, quindi ne faremo un po' di più a venire, dai. Però si possono fare quando ci sono questi ritmi, se è frenetico tiri a indovinare. Angolo per Dieguez che si Bravo. Prende i 4 punti disponibili del castello, non ce n'era di più.
qui vediamo se si corregge. Secondo me questa la deve battere. Sì, questa il pallino, la, lì, quel pallino lì, questa si deve prendere un rischio. E se lo un prende, rischio calcolato, Aurelio. Ma un rischio. Dai Severino, bravo, che questa non viaggia Seve! Male. Bravo. 9 punti per Severino Marchioretto. Fa voloso Marchioretto. Più 27 per l'italiano. 45-18 il parziale. 1-0 sotto Marchioretto, ma Marchioretto c'è. Quello a cui deve badare, secondo me, in questo incontro Severino è di non darsi mai la partita vinta, perché questo giocatore che sta tirando, Riccardo Dieguez, perde quando è in macchina. Anzi, è già in macchina, potrebbe in anche albergo, tornare indietro. In albergo. Sfaccio per Dieguez che riesce dalla grossa a fare questo sfaccio. Ha fatto la cosa difficile. Vediamo quanto si apre la gialla. Una fucilata sulla piena dalla grossa. Per Marchioretto c'è la possibilità della replica. Andato vicinissimo al rimpallo. Secondo me si è smaterializzata la bianca. Occasione per Marchioretto di sfaccio. 45-22. Due ci sono, e non ce ne sono più. E rimangono tali. 47 Marchioretto, 22. Vediamo se risale fino alla difesa. Almeno quella c'è. Sì, diciamo, l'ha steccata bene, l'ha irrigidita per evitare di smollarla, di fare le ali e andare fuori dall'altra parte con tutte e due. Però due sono un po' pochi, poteva andare con buona tranquillità in chiusura Marchioretto. Ora in chiusura c'è, ma con un tirone. Di Garuffa, Riccardo Dieguez realizza due punti, si mette a 24. Sullo stretto Marchioretto, fermiamoci. Finisce un filo lungo. C'è anche lo spazio però da ricavare per Dieguez. Non è semplice da portare questo. No, perché se gioca a scorrere la deve tirare discretamente piano sotto le tre corse. Se no questa la sua va di 5, se no. Giocata a girare la a girarla, sì. Sì, esecuzione che così non prevedeva assolutamente difesa. Importantissima questa palla per Marchioretto. Una palla simile al tiro di chiusura di Gualemi nel campionato del mondo del con Giachetti. Quella là era più brutta, però. Solo 2, 49 per Severino. Però vediamo come terminano le biglie. Mi sembra che la strada dello spondebiglio sia... A vederla da vivo mi sembra molto dura. La deve abbassare un po' di forza. A parte che la forza per... Cioè, che cosa la deve forzare per forza? Infatti la tocca di colpo in testa ed effetto a sinistra. La forza è bella. Addirittura larga.
Riccardo ha fatto la nostra considerazione e probabilmente non si aspettava una risposta così morbida della lunga di sinistra. Sulla strada delle sette c'è il pallino, Gianluca? Mi sembra di no, sembra libera. Anche se ci fosse tre, no, va di giro, Marchioretto. Lo vedi anche sotto, no, di sette. È libera, però è leggermente stretta, vediamo se riesce a fare almeno i 4. 4. Se si allunga 4, andiamo al 53. Ottima conduzione. Abbiamo allargato un po' anche noi, eh? Sì. 50, meno un birillo in merito nostro. Meno male che c'è il muro davanti, perché se spingo ancora un po' butto giù tutto. 53-28. Sponda biglia per Dieguez. Non la apre. Questa era difficile. Bisognava prenderla precisa dopo aver battuto in un punto quasi medio tra le due biglie, che erano a circa 2 metri. Abbinandoci steccata giusta e effetto giusto. Sì, è un etto di prosciutto. 2. Qui va bene. Quello ancora che... di sette sponde. Questa possiamo fare anche il 3, questa non realizzerà nessun punto. Ma altri 4, prendiamoceli, perché ho visto passarla più lontana dal pallino. Ma chiaro che scivola, al pallino. Più accelera e più allarga. Quindi è arrivata bella briosa. Ce ne prendiamo 4, altri 4. Tanto Dieguez, vediamo se l'apre di terza, rimane sul 2. Se non corre tanto la gialla, abbiamo il primo set point per l'Italia. Senza forzare, Seve. Marchioretto va a vedere che disponibilità di battuta per lo sponde biglia. Addirittura l'entrata di due, la scava chiude Severino 1-1, fa voloso Severino Marchioretto. Grande reazione di Severino nel two box, il replay. Nel replay, gli ha fatto, diceva Mirko, che gli ha fatto i complimenti anche Dieguez. Pubblicità per noi. Intanto vedete che bellissima scena questa, i due giocatori stanno parlando tranquillamente tra di loro come se fossero al bar. È fantastica questa immagine, è veramente molto molto bella. Intanto attendiamo la ripresa dell'incontro, perché ci sarà sicuramente la pubblicità Rai. Sono avvicendati gli arbitri alla direzione dell'incontro. Adesso Francesco Gurioni è al segnapunti e Pierantonio Ciccarelli all'arbitraggio. All'acchito Riccardo Dieguez, 1-1, seconda semifinale del mondiale di Calangianus. Un buon acchito chiaramente all'Argentina. All'Argentina, beh sì. A
hanno tutti rimpallato più o meno da quella parte lì. E invece Severino la sgancia via bene, vediamo se riesce a mettersi dietro al pallino. Credo proprio di sì, Gianluca. Sì, una bella uscita. Ha un viso Diegues simpaticissimo, sembra una sorta di sì, una sorta di cartone animato, un fumetto. Tre sponde di calcio. Trova una grande entrata, fin troppo. Sai che penso che Diegues non sia un giocatore che usa i diamanti. Sai da dove si vede? Che quando brandeggia guarda di sponda dove è l'altra palla, quasi a voler aver trovare le... La distanza di... la battuta di colpo d'occhio. La battuta di colpo d'occhio, sì. Gancio per Severino. E Severino lo centra perfettamente, 4 punti. Molti amici hanno raggiunto la Sardegna dopo l'esploit di Severino Marchioretto. Gancio per Diegues. Risponda Biglia, Marchioretto con questo pallino che potrebbe giocare sul largo. Non gioca, ma... Però ottima uscita da parte di Marchioretto. Alcuni hanno fatto sicuramente la Dispoli Civitavecchia e poi traghetto. Il traghetto e sono arrivati qua in Sardegna. Sì, perché lui, se non ha cambiato, è scritto ai Grifoni di Ladispoli. Saluto tra l'altro i ragazzi che sono stato da loro tante volte. Eccolo lì, lo stemma del CSB, i Grifoni di Ladispoli. Giuseppe Mulino, mi ricordo ancora il nome del proprietario. Presidente. Mezza garuffa. Un buon due. Peccato. Però adesso, ecco, adesso mi sembra concentrato più che agitato. Riccardo Diegues, gancio. Non è tanto il fantastico telefonino. Che suona. La press, come la chiamiamo noi, Nerella Muzzi, come l'ha sentito, si è alzata in piedi. Questa è brutta, da salvare Gianluca. Che di gancio c'è il pallino, di tre c'è un passaggio, no, è brutto anche. Allora il duomo di tre ha la battuta libera, vediamo se la riesco a disegnare al volo. Questa va a 16 sicuramente, ma ci passa, eccola qua. Però bisogna stare attenti a quanto si pigia lì la biglia. Va di tre. Mamma mia. Severino, io l'avevo visto che mi sembrava fosse rientrato per le tre. Ma lo vedevo brutto solo io quel trasponder, eh? Infatti te l'ho detto subito che era brutta di tre. Ah ok, perché intanto Diegues, per fortuna di Marchioretto, solo due punti. Dimmi. Pericolo scampato. Ma non lo voglio
punta palla, non ci penso, non viene neanche in mente di battere da questa. Ah, la può battere di tre lunghe dalla scarsa di colpi in testa, però se la batte, secondo me, gioca l'angolo di prima. No, Tavola è fatta a sinistra. Sì, angolo di prima. Angolo di prima, eventuale pallino 4, lo gioca quasi di misura. Mamma mia, che cos'è questo? Bravo Severino! Si arriva di misura Marchioretto. 7 punti per Severino Marchioretto. Bravissimo. Gran coraggio. Nel two box replay della conclusione di Marchioretto. Angolo per Dieguez, che riesce a allargare ottimamente questo angolo. Anche la compagine argentina si fa sentire sugli spalti. Sono vicinissimo a marcarne 8, avete visto? Non è uscito dalla sede completamente. La deve fare tornare un po' indietro Severino e lambire il birillo all'andata sul largo. Ma ci prendiamo 4. Questo bel 4, questo 4 non è poca cosa. Morale, classifica, difesa, fa di tutto questo pallino. Comunque, socio, faccio per dirti che è il terzo mondiale che ci vediamo dalla tribuna d'onore. Ti dispiace? Eh sì, perché il 2015, attenzione, sul largo Dieguez. No, 2015 la finale l'abbiamo solo vista. Vero? Ah, non l'abbiamo commentata, vero? No. Però abbiamo partito. Però se consideri il mondiale a squadre... Eh sì. No, ma io intendo... Al terzo, dicevo, con il mondiale a squadre, mettevo 2015, eravamo in tribuna a fare il tifo. Sì, sì, il terzo con il mondiale a squadre, sì. Shot a 9, gancio ancora per Severino. E bravo ancora nei birilli. Ancora a segno, 4 punti. <ride> 22-9. Un attimo di ripensamento per Dieguez. Largo e stretto. Però, tutto sommato, una buona esecuzione. Pallino da 4 ad avvicinare la bianca a sponda corta per Marchioretto. Vedi altro? Ma ho un rimpallo a parificare oppure quello che hai detto. Se riesce a marcarlo, gli passa dietro, però buona quadratura difensiva. Bravo Severino. Eh sì, ci è arrivato dalla scarsissima con più effetto. Sì, ma almeno era sicuro di muovere poco la biglia di Dieguez. Eh beh, certo. Delicatissima questa parabola, eh? Deve trovare la forza. Se la smezza non la trova, può battere traversino Marchioretto. Oppure se la prende più scarsa, abbiamo l'opportunità di battere il giro. Oh, sei ritornato a parlare a plurale come ieri. ragazzi, cerco di limitarmi, ma tipo per l'Italia normale che ci sia. Severino sullo stretto, 4 punti. Bravissimo Marchioretto, ottima la forza.
nella biglia avversaria che ritorna perfettamente sotto Castello, chiude la strada di Garuffa, obbliga un 2 a mo' di 3 adesso l'argentino. Ma qua qualcosa ha guardato, ad esempio, di sponda. Infatti non si volta più a guardare l'altra palla. Buona uscita per Diegues. Anzi, più che buona. Bah. Devo andarci al volo dalla lunga di destra. Che fai, Severino? Una Garuffa no, dura. Sai cosa sta guardando, secondo me? Perché la guarda molto là. A venirci di effetto, ma esatto, effetto buono, di effetto buono con il pallino che gli può dare difesa. All'antica. Ma no da lasciarla lì, però. No da lasciarla lì, Seve. Fuori schema. Relativamente fuori schema, perché però deve stare in palla. Lui ha visto quel disegno lì per i birilli e la sua andare a lungo e poi chiudere verso pallino, e quell'altra attaccata a sponda, però deve stare più sul grosso della palla. Diegues lascia la biglia sul posto, un passaggino. No, adesso la prima era, secondo me era impostato, sì, per il passaggio, per un passaggio solo, e ne fa 14 la... però. Vediamo dove termina la corsa della Jal sotto sponda. Punizione esemplare da parte dell'argentino. Marchioretto, mano sul legno. E bravo, risposta di Marchioretto, 8 punti, rimpallo che favorisce Severino, 34-27. Avesse avuto il cardio frequenzimetro attaccato, se avesse sentito non ha respirato per sempre un B, che è un din din che ci manda Bianchi ogni tanto. Sì. Che però ci piace tanto, l'ha fatto bello, sì, nella grafica, l'idea, ci sono 2 ore per farlo, però. 2 a mo' di 3 per Diegues. Gira a tornare nello stesso quadrato. No, sono abbastanza dritte. Sembravano molto più. Sembravano ci fosse un po' più differenza di diamanti. Sta andando a vedere la traversione di prima pallino da 4. Che altro è tanto vicino la bianca alla sponda? No, più che altro c'è il problema del rimpallo, perché qua sulla linea del rimpallo passa prima la palla bianca. Passano, ma lo sai cosa tirerei? Tirerei il falso traversino qua, dalla guarda, io tirerei il falso traversino con la pella grossa e cercherei la carambola di pallino e basta alla grossa. Però se la tira così è il fatto che prende rimpallo, capito quello, sì, che sì, dice di lasciare l'avversaria sulla solita mezzeria, sì, e girare la tua, girare e poi arrivare a fare di 4 sponde poi il pallino, 3 e mezzo quell'altra di pieno, 3 un po' più di 3. Intanto Diegues capitalizza questa opportunità in 8 punti.
Dunque, la presa scarsa si passava sprendendo o lo rosso o gli stretti. È un traversino che devi, quando è messo così, quello che ha giocato Marco Retto, che devi giocare scarsa ma privilegiando i birilli grossi. I birilli stretti, un manicomio. Ci deve andarci dalla corta superiore. E credo che l'appoggi in fondo. Come brandeggia tira. Facciamo questo pallino da 4. Peccato, questo pallino da 4 era fondamentale farlo per fermare la forza della battente. Traversino per Diegues, che è indietro 5 punti. Gioca di due passaggi di mezzo colpo, ah no, di tre proprio, no, penso che abbia giocato quello che ho detto io e gli è partita lunga, però il termine corsa non è mica, non è niente male per l'argentino. A tre ci si arriva, no, non credo. Un proiettile troppo alta, troppo verso sponda la bianca. Giocare a raddoppiare, così a raddoppiare. Bravo Severino, fare i tre lunghi con la battente. Contenerla in difesa non era mica facile, anche perché fondamentalmente ha tirato una bella forza, fucilata a fare. Parità 43 e Diegues fa questa garuffa, forse fa anche il pallino, in totale sono 7 e si mette a 50 e toglie anche la mosca dal pallino. Ho visto adesso un particolare sul guanto di Diegues, parlavamo del mondiale di Bolivar e non vorrei che lui fosse originario proprio di Bolivar, perché sul suo guanto, se non ho letto male, c'è scritto, sì, Bolivar. C'è scritto Bolivar. Garuffa per Severino, questa è andata vicina a lasciarla, ma mi sa che non difende e offre l'opportunità a Diegues almeno di un pallino, o da 3 o da 4 se dovesse vedere la parte di destra della biglia da dove tira lui. Manico, io starei proprio sul gancio classico. Ah, ma la vede, La vede tutta, la vede. La vede giocare, cioè, tutta. Venerdì. Non so se vede la si parte può anche di alzare davanti quel pallino lì. Guardi. Anche grosso. Io penso che non sia troppo casuale questa forza della battente corta rispetto all'angolo, si è ricercata. Giro per Marchio Retto. Questo è mica brutto. Questo 4 punti per Marchioretto. Marchioretto 51, Marchioretto 53 di Eggers. Comunque stanno facendo una gran bella partita. Sì. Giro per Eggers, set a chiudere. E chiude Eggers. Bravissimo Eggers. Avanti 2-1 l'argentino, una grande risposta di Diegues al capolavoro di Marchioretto, che
non poteva sicuramente tenere il gioco in difesa. Ha tirato fuori una super conclusione, aveva bisogno di fare tre birilli o il rosso da solo, e Diegues alla prima occasione stampa il 2-1. Che dire, tra l'altro, se avesse fatto 4 Marchetti avrebbe battuto dopo una speranza di chiusura, mancavano 9 punti Gianluca. Sì. Però era difficile tenerla dentro quella, quel giro di Marchioretto. Tutto biliardo, mano sul legno, insomma. No, puoi anche pensare di farla partire smorzata la steccata, ma ti può anche rimanere lì la palla, eh. Poi diventa una forza più difficile. Tanto vedete il pubblico sulle tribune, ci sarà ancora più gente alle 18 per quando è prevista la finale. Bella uscita, bella uscita di Diegues, telecomandata questa uscita. Gli ha levato anche lo sponde biglia, mi sa, sai? Forse a ricciolo. Sì, mi era partita la frecciona grossa. Tanto più di così non c'era per Marchioretto. Buona si presenta uscita, una eh? Bricolla per Diegues. Io penso che questo incontro sia l'unica volta, l'unico incontro dove si è ritrovato sotto Marchioretto. Ha sempre fatto la questa corsa di testa, eh? Sì, questo è abbondante. Gioca di 4 passate, mi sa. No. Di 2? No, mezzo no. Che sfortuna, che in terza passata tocca il birillo ma non cade. Sfortunatissimo qui Severino. Sfortunato, ma se mi permetti non mi piace questa idea di traversino. Anche a me, però speravo facesse 10. Tra l'altro uno scatolino allargato per Diegues. Meno male. Meno male. Il famoso stiamoci. Stiamoci. A 5 e mezzo sto. Stai a 5 e mezzo tu? Non ci penso neanche. Io sto anche a 4. Sei un conservativo alla Putignano. Su, passaggio difensivo a gogo. E intanto questa viaggia bene. 2 punti di qualità. Dai, non è successo niente, Seve. Bricolla per Diegues. Ben giocata. 2 punti per l'Argentina. Garuffa per Severino. Perfetta. 4 punti. Ho sentito anche uno yes arrivato dal pubblico. Anche l'elemento internazionale, essendo un campionato del mondo.
di una, vediamo se rompe la posizione, sì, per fare il pallino da 3. Le due biglie si appoggiano entrambe molto vicino alla sponda lunga e non è una cattiva rimanenza per l'Argentina. Più che altro perché ha la palla vicino alla sponda, quindi con tutte le difficoltà del caso per trattare sia lo spondebiglia sia il passaggio difensivo. È andata a vedere per la porzione, mi sa che gioca in giro volante. È andata a vedere la porzione sulla lunga. Giro all'Argentina contro un argentino. Qui si rimpalleranno. Sì, alla bianca, Diegues. Avrei preferito la gialla, mi sembra. Perché è vero che... Ma vediamo come ci arriva, perché non è proprio comodissimo. C'è anche quel pallino che lo può disturbare. Ma la stecca allungabile. Barbatrucco. Insomma, comodo comodo non è, Ce ne voleva. Prendiamoci questa scomodità almeno. Eh sì, perché qua se gliela pizzica lo mette proprio buca a buca. Ma guarda, 4 punti. Guarda, guarda. Ci possiamo stare a ma subire solo 4 punti su questa. No, ma non tanto per i 4, tanto per la rimanenza, che questa è attaccabile. Se riesce a mollarla meglio dentro all'angolo con il pallino lì, diventa una tragedia. Gancio di parabola per Marchio Retto. Buona uscita da parte di Marchioretto, che però forse va a lungo, anche se questa è tutta da guadagnare da parte di Diegues. Sì, la deve portare necessariamente di seconda. Mi sa che ce la porta di seconda Gianluca. È bellissima questa palla di Diegues. E guarda la sua dove l'ha messa. Super capolavoro dell'argentino. Davvero complimenti. Per adesso davvero mai banale Diegues. E vi dirò ragazzi che nella presentazione del mondiale, nella cerimonia di apertura, Nachim Bene aveva detto che Diegues era un osservato speciale. Era tanto che non lo vedevo. Dai, io vado per la cabala, non gli stanno tanto simpatici i veneti, soprattutto no, Fabio è un veneto, è vero, acquisito, perché Fabio è nato a Torino, certo, però insomma con un veneto ci ha già perso. Qui a ricreare parallelismo, non credo che abbia ricercato il pallino da 3. Qui adesso le scaramanzie si sprecano, Però guarda, qui Gianluca dici all'angolo, sa che gli viene in mente di tirare l'angolo il 4, però se lo deve giocare così lo deve giocare di misura, e se non si prende è un disastro. Angolo 4, ah no, ce l'aveva dalla grossa. Ma bravo, sì, bravo, ma sì, Fede. 8 punti per Severino Marchioretto, rimaniamo agganciati, 20 per Diegues, 18 per Marchioretto. Non so se avrei avuto il coraggio. Ci vuole un bel coraggio. Ma infatti lui ha giocato la semifinale del mondiale.
dalla grossa, ancora di Eggers, ancora sul su queste cose qua. Mamma mia, che giocatore che è questo. Che bravo Riccardo Diegues. Deve rispondere colpo sul colpo Marchioretto per rimanere agganciato. Stavo cercando a memoria dove l'avevo visto anche in un altro mondiale, ma se non sbaglio a Brescia. Mi aveva impressionato. Marchioretto ne realizza 11 di colpo in testa, vediamo e le mettiamo corsa anche agli angoli, anche agli angoli le mettiamo, bravissimo Severino. '28-26 doveva rimanere agganciato, ce l'ha fatta per adesso Marchioretto. Bella semifinale, combattutissima. Ma siamo già bella davvero. Non si annoierà né il pubblico via etere né il pubblico presente. Di mezzo colpo di Eggers. Deve girare dopo il pallino, sì, chiaramente. Ma gira abbondantemente dopo il pallino. Che bravo, che uscita per Diegues. Sì, è partita un po' lunga, ma lì a non fargli partire la forza rischi o di bere subito, no, o di prendere il pallino, oppure di non parabolare affatto. È anche vero, il fine corsa di questo tavolo è molto lungo, eh? Ma qui secondo te Marchioretto spara sul pallino? Perché è parecchio vicino, Gianluca. Ma c'è ancora il punto vuoto. Se prende mezza palla fa 0-0, eh. È ancora è vicino ma non vicinissimo, Nico. Chioretto 5 ha sparato sul pallino. Vediamo la sua. Ma insomma. Ma. Sto. Dici ce l'ha ancora l'uscita, parecchio. Sai cosa parecchio gioca vicino qua? Gioca 3, eh? Bravo. Gioca 3 così. Vediamo se riesco a disegnarla. Ah, c'è una palla di differenza tra il pallino e la gialla, eh. Non è che ha tanto, fosse stata un po' più alta, ma sai che questo lo vuole fare uscire, eh? Ha giocato lo striscio di scambio sullo stretto del castello, anche il ritorno. Lo striscio erzegovinare stretto. Hai capito? Bravo. E qui c'è quello sfaccio di una passata a girare con il rimpallo, che di solito è sempre qua in agguato. Ecco, se tira lo sfaccio di prima intenzione, molto semplice che si rimpalli, ma non no, sembra no, orientato. Gioca di taglio addosso o il giro addirittura. Vediamo, lo tira a strisciare in lunga, vediamo se che la bilancia al centro. Marchioretto, Severino. Severino, fantastico Severino. Esplode il pubblico italiano qua al padiglione Expo di Calangianus. Si prende 7 punti di vantaggio Marchioretto, 39-32 contro i Diegues. Diegues caruffa delicatissimo. Diegues sta sull'esterno dell'avversaria, realizza il pallino ma giro per Marchioretto. Giro e pallino da 4. Non lo so se lo gioca il pallino da 4. Ma io non lo lascerei in terra a 39. Quanto è il punteggio? 39-36. Si può mettere in partita, Nico.
Sì, non lo gioco, no, lo gioco a score. No, però dallo strato lo vedo più vicino, più distante. Lontano, via. No, no. Gioca a scorrere. Sta sul regolare. No, largo, larghissimo. Si è spostato. O ha scartato. Però dai, tutto sommato, tutto bene. Ma guarda Nico, adesso l'ho guardata dal vivo, non lo so se una palla... Sì, certo, era dalla grossa, a ringaruffare. Fai no, no, ma anche se gli dai la forza della corta, la tieni tanto un po' di tanto candela corta per Dieguez, mamma mia. Filo di palla invece ha giocato. C'è un signore con la barba di Milano che gioca bene, pelato con la barba, uno ce n'è forte, pelato con la barba, caria. Che mi ha sempre detto che quando si deve andare in chiusura bene si rischia anche qualcosa. Pallino da tre, non lo fa, attacchiamoci, non si attacca alla sponda con la sua, è sponda biglia per Dieguez. E meno male sullo stretto, meno male punto. La gialla non è ancora ferma. Marchioretta ha valutato lo spondabiglia, però spondabiglia è praticamente impossibile visto quanto staccava la bianca. Ci mette sotto la stecca, ci mette sotto la stecca Severino, si fida. 3 metri di distanza tra le biglie, pallino. Del pallino però 42, lascia una raddrizzata a Dieguez. Ha solo 6 punti di vantaggio. Soli 2 punti, arriva anche il pallino da 3. Ma però spinge arriva troppo la battente Dieguez. Che fatica, socio. Questa io lo sapevo che questa era una sofferenza. Questa è brutta. Ma ti dirò che anche un paso doble non sarebbe poi così brutto. Di calcio è proprio brutta. Di calcio stacca tanto Gianluca. No, gioca a traversino. Se gioca a traversino gioca a girare. Capito, ma quel pallino... Ci potrebbe anche giocarlo con l'idea di una sorta di steola o passare tra il castello e il pallino. Con la sua intento. Gioca il traversino di prima. 4 punti, vediamo se riesce a tenerla dentro. Non la tiene dentro, però attacca la biglia di Dieguez a sponda. Mi dà l'impressione di tagliare buono, ecco perché ho detto a girare. Sì, secondo me il pallino anche a girare, a riportare nell'angolo non c'entrava niente. I centri delle due biglie cosa guardano, Gianluca? Te lo dico subito. Un pezzettino di lunga, ma proprio un pezzettino. Un pezzettino di corta, guarda. Manda pure lo strato. Pezzettino a fare di corta. Sì. Siamo rimasti male. O ci gioca il giro con l'Argentina, lo striscio di passaggio. Lo striscio di passaggio è roba dura, è uno spillo. Devi mirare praticamente la corta per prendere la lunga. Se lo sbaglia, salta al centro con la sua. E se la prende grossa, rimpalla. Così, così non è bene male per noi, non è male per noi. Marchioretto. Questo era difficilissimo. Ma deciditi, però, se usiamo il plurale, usiamo il plurale. Va bene, usiamo il plurale. Si è accomodato, non so se riusciamo a beccarlo con qualche telecamera, si è accomodato Gustavo Torrigiani dentro alla platea.
dentro al parterre dei biliardi, lui che ha diritto a starci, il presidente argentino. Importantissimo questo per Marchioretto, 46-41. Dai Severino. Non rientra 6? Questa. Però 6 o 4? 6 no, 4. 4 6. Ha chiamato 6. Guarda che occhio, socio, ho visto che era andato fuori sede mentre era rimasto. Che lucidità. C'è la Teresa che ti dà la criptonite nel biberon. Sei a 52-41. Non la vede, deve inclinare. Parabola. Fa la cosa difficile, fa tornare indietro il sole point. Diegues, quindi set ball per Marchioretto. Per andare 2-2 Severino. E chiude! 2-2! Grande Severino! Impatta 2-2 Severino! Tipo da stadio per Severino Marchioretto! Li ho inquadrati adesso dove sono i ragazzi di Ladispoli, sono lì proprio quasi al centro del tavolo. Mamma mia, che partita! Che semifinale, ragazzi! Vi prego, pausa! Sì, pausa! Vieni un attimo su di noi, Fabian. Rimaniamo in penombra così. No, così. Che passione. Mamma mia. Sì, che ci vedete seduti fondamentalmente. Però soltanto durante adesso la diretta ci affacciamo in esatto. Questo modo. Bravo. E sai che non lo so, adesso rianalizziamo un attimo, intanto che c'è la pausa Rai. Quel sì. Giro, Nico. 39, se glielo prendi ti metti a 2, nella più bella delle ipotesi ti metti a 53, ma stiamo su un 12, su un 10, ti metti su un tiro di chiusura pieno. Ma Massimo me l'ha sempre detto, non devi, qua il rischio si prende quando c'è una possibilità di chiusura fattibile. Allora, secondo me lui l'ha valutato che doveva tirare troppo forte per fare quel pallino, cioè doveva andarci troppo dalla grossa e spostarsi d'effetto. E non si fidava, secondo me, a tirarci un... No, ma io intendo la forza della corta. È mezzo colpo con la forza della corta. Come taglia a sinistra in quel caso. La tua... Si vede, secondo me... Non se l'è sentita. No, ma secondo me non è stato lucido neanche a capire che bastava la forza della corta per spostarsi a quel pallino da 4. Ci sta, perché è chiaro che a ingaruffare ti reggi. Poi dopo però ne aveva lì giocati un paio in quel modo ad andare avanti. L'aveva fatti bene, anche facendo 4 punti. E poi è imponderabile, si è spostato, quindi certo. Ragazzi, poi si può spostare. Insidioso il giro ad andare avanti sempre, anche al bar, sì. Alla semifinale del mondiale un po' di più, però una grande reazione, un po' di fortuna, dai, anche quando ha fatto 6 punti ha trovato rimpallo, però dai, per adesso un Marchioretto che c'è, sono contento che se la stia godendo. Sono contento che gli stia partendo, perché la sua più grande paura è che non gli partisse il braccio. Non era un rischio poco percorribile. No, assolutamente. Si riparte. Andiamo sul biliardo. Ripartiamo. Ritorniamo nella nostra penombra. Con un sottofondo di luce blu. Facci vedere un attimo, Fabian, guarda come siamo tranquilli qua con questa. Sembra anche più abbronzato, socio, guarda. Vero? Sembra anche più abbronzato con questa. E guarda, e dimostri anche un 2-3 kg meno così nella No, venuta. Ce l'ho 2-3 kg meno. No, in più di quelli che hai perso, socio.
ci passa, qua. Manda pure lo Strator in diretta, fammi. Dovrebbe averla così, anche un po' più anticipata. Parte alla grande Severino! 8 punti! Grande, grande partenza di Marchio Retto. Costringe al volo l'argentino, oltretutto. E che risposta dell'argentino. Passa sullo stretto, ma bella uscita da parte di Diegues. Dovrebbe avere forse ancora la bricolla stecca piatta. Credo. Hai fatto anche il corso dei telecinesi? Perché vedi che vedo che le sposti con le mani, con le gambe. Diciamo che l'ho un po' frenata. Ho cercato di frenarla per questa bricolla stecca piatta. E ancora, sul cuore del Castello 6 per Severino. In totale adrenalina il talento veneto, 14-0. Veneto-Laziale, che sennò Veneto-Laziale. Ricolla per Diegues, che rimane agganciato all'italiano. Bravissimo. Con questa bricolla. Fantastico anche Diegues. Vediamo se Severino, non vedendola, qualora non la vedesse, va di non... due a scendere senza effetto. La specialità questo della è un casa. Tiro che gli piace particolarmente. Aspetta che lo disegniamo. Questo è un 5. Vai pure con lo Strator in diretta, Fabian. Attenzione, una presa di palla interna. 4 punti regalati a Diegues. Nota positiva il fatto forza che forza e la gialla è abbastanza alta, quindi non sono tante le porzioni, o più che altro le porzioni è una, ma la forza è monoforza per metterla lì dentro, infatti secondo me non la tira liscia, la tira di mezzo colpo. Brutta tirarla liscia, invece lui la tira liscia, deve mettere insieme tante cose, direzione, forza e porzione, la prende piena Diegues. Striscio per Marchio Retto, qui lo può spingere anche in fondo, c'è la proporzione di corsa per fare il buca a buca con le biglie a questa distanza. Palla piena, così com'è. Ho fatto un po' largo, solo 2 punti. Che strano però. 16-8 per Marchio Retto. La vedevo io più puntata, perché la scarseggiata l'ha fatta larga. Sì, la vedevi un po' più puntata tu. E allora era da tirare di misura. Tutto biliardo Diegues. Attenzione. Mamma mia. Mamma, bellissima. Mamma mia, rischiosa, perché poteva prendere il pallino, parte una presa di pallino, è passato di sotto al pallino, no? Sì. Non succedeva niente. Tutto biliardo, cosa ha tirato fuori l'argentino. Mamma mia, che bravo, 16 pari, 3 sponde di calcio. Anche ho detto, deve stare molto attento a non prenderla di 2 e farla lunga. Vediamo di prenderla di 3. Bravo, bravissimo. Questo era un pericolo. Questa che sai che poteva essere buona anche sulla, prendendo la palla come forza. Perché facevi steola qua giù? Bravo. Ma non lo voglio sapere. No, ma anche prendendo il pelo con questa forza, quando l'ingresso stretto non arriva a corta, sì, ma se prendi è buona il pelo, per il traversino. Se prendi il pelo la riprendi e poi lasci il traversino uguale.
candela per Diego, se è andato a vedersela. Tira a portare giù e un'altra meraviglia di Diegues, un'altra meraviglia. Che bravo l'argentino, che garra l'argentino. Qua deve avere la forza di rispondere subito con la forza del pallino. Dai Severino, forza. Non sei d'accordo? No, perché non ci arrivi a quel pallino. 4 punti e non basta. E non basta. Però una bella conclusione da parte di Severino. Bravo. Era abbastanza alta, l'ho giudicata male. Sì. Deve partire almeno dal secondo diamante, sì, anche un po' più giù. Sì. È arrivato anche Matteo Gualemi. Da un po' dall'inizio, cioè. No, è rientrato adesso. L'ho visto entrare dal padiglione. Due a mo' di tre con un ingresso molto ridotto. Se lo prende tutto, ma non gli comoda questo ingresso all'argentino. Angolo per Marchioretto. Questo praticamente dritto, appena da chiudere. È buona, questa è sul rosso, siamo proprio in diagonale. Perfetta, bravo Severino, 6 punti. E ci riportiamo avanti di 2, 26 per Marchioretto, 24 per Diegues. Al volo Diegues la sfaccia, realizza 6 punti, questa fa malissimo Gianluca. Però questa fa malissimo. Però. Che perché, insomma, un po' di fortuna per l'argentino, perché di bricolla di tre o di candela, no, da lì se ho libero la battuta di bricolla, però mi sembra che la debba un po' curvare. No, non ce l'ha la battuta di bricolla Gianluca, perché vede, no, ma di tre. Questa me la guardo dal vivo. Io faccio lo strator in diretta e facciamo pari, vai. Questa è stretta, no! Io l'avevo visto che la puntava stretta. Due biglia libera per Diegues, che ha 6 punti di vantaggio adesso. Accetta biglia sul posto perché il pallino è ancora allacchito. Giro per Diegues, giocato molto bene. 8 punti, bravissimo. 40-26, parziale di 16-0 per l'argentino. E adesso c'è da fare questa garuffa. Bravo lo stesso. Il Diegues non mollerà il pallino, secondo me.
proprio la mezza palla sulla smezzata, no, dalla grossa per fare il pallino a 4, lo salta, si prende. lo salta questo pallino. Versino a trasportare la biglia bianca nel quadrato superiore. Sì, ma così si trasporta praticamente da sola. E questo pallino dà fastidio, Gianluca? No. Tirando forte può dar fastidio, tirando piano un fastidio relativo. Due corse virgola, proprio appena di più. Eccola lì. Vediamo se torniamo in difesa. La forza chiave, se la tira dai, dentro un altro po', dai un altro po'! Dai Severino, 10 punti. 2 virgola ti è piaciuto, Sosho? 2 virgola mi è piaciuto. Ma io ho pensato a tirare la gialla. Qualcosa, ma vede, che fatica, si piegano tutti, anche Tonelli, a cercare di vedere se Diaghez vede questa biglia. Sapete, può anche fare pallino da 4 spostando la gialla verso il centro. La vedeva fin troppo. Pallino da 4 non lo fa, ci si mette davanti, ma esce l'angolo. Sto guardando. Vai un po' più là, vedi un po'. Vai un po' dalla parte di Fabian. È finita la cabina di commento. Se gli dà forza è che il pallino lo prende male da 4. Non lo prende proprio pieno, si arresta. Però se gli diamo la forza ad andare in fondo, vediamo. Oddio, lo prende male. Potrebbe. No, lo prende. Prendiamo la lunga. Però. Ma lasciamo un angolo, Gianluca. Impattiamo a 40, ma lasciamo un angolo. D'altronde la paura di prenderlo da 3 subito c'era, eh. Ma io non l'avrei avuta invece quella paura lì. Che succede? Fai la stessa cosa. Angolo per Diaghez. Angolo traversato, cioè ancora capolavoro questo. Capolavoro di relativo, capolavoro relativo. Però si mette a 48. Sponde palla per Marchio Retto. Che gliela rifà dietro, un buon 2. 42-48. Diaghez bricolla. Sul largo in apertura Diaghez. Ma è arrivata sta palla? Al traversino, Nico. E come lo giochiamo questo? Cioè questo è il pallino che non è messo in una bella posizione. A strusciare in lunga? Cioè fare lunga, a battere la corda. Sì, ho capito. No, così passa prima la tua. Non dovrebbe essere una linea di rimpallo questa. Oddio, con questo. No, così passa prima la tua. A parte che di colpo. No, di colpo è pericoloso. Passi proprio. Gioca di colpo.
Questo pallino, te l'ho detto, è messo male questo pallino. È messo male questo pallino, te l'avevo detto. E perde sul colpo perde. Quindi 3-2 Diegez. E Diegez chiede una pausa. Te l'ho detto, era messo male, proprio nel punto peggiore del biliardo era messo questo pallino. Allora era là da strusciare, come ti ho detto, da strusciare in lunga, però peccato, perché era messo proprio nel punto peggiore. Però Severino è rimasto lì, quindi la voglia di soffrire probabilmente c'è ancora. Facela rivedere un attimo, vedere se è il prolungamento della chiesa. Dall'alto, per cortesia. Aspetta. Vedi, perché se fosse messo sull'acchito ancora era buono quel pallino, non ci avevi la bevuta, però messo lì è proprio messo nel punto peggiore che ti porta dentro. Bisogna avere la fortuna di fare il filotto di seconda, chiaramente, e allora ti levava, perché puoi bere solo quel birillo lì, comunque. Sì, sì. Non è che puoi bere il filotto. Ma che sfortuna per Severino. Eh sì, e che patimento. Che sfortuna. Perino però non deve mollare. Gli strappiamo anche un mini sorriso. Un mini sorriso. Noi vi lasciamo a qualche highlights, facciamo una piccola pausa. Tornati per il sesto set, un set drammatico per Marchio Retto, una bevuta da 12 su un traversino, ha consegnato sul colpo il set a Diegez, che è avanti 3-2. E qui adesso la voglia di soffrire la farà assolutamente da padrona. E si riparte da un traversino. Per Marchio Retto, dai Seve, forse. Sì, sì, c'è, c'è. Deve portare, Sì, ma questo si porta abbastanza, puoi andare in... Attenzione, vai, prendiamo il pallino, se no siamo rovinati. Rimpallo. Mamma tutto mia. Tutto bene. No, così non ce la faccio, Così? Così diventa difficile, Seve. Mamma mia. No, ma io... il dramma, sai come si configurerebbe? Se vincesse Diegez... No, che c'è la finale Italia-Argentina e allora proprio andiamo proprio allo stradram. Questa è lunga però, Quattro punti, fino a una buona conclusione per Severino. E questo sbirillo gli deve dare fiducia. Grande socio. Qui la stiamo prendendo. Stiamo vedendo tutti i lati positivi possibili e immaginabili. Sì. Perché i nostri spettatori non ci sono abituati. Io sono abituato a questa tua enfasi quando guardi le partite di calcio. Per me è normale, praticamente. Sponde palla di Diegez. Due punti. Due.
bello anche sentir chiamare Dieguez dall'arbitro Gurioni, che lo dice con un leggero retrogusto bresciano o no, bergamasco, quando lo sente Francesco. Questa scivola, siamo scivoli in apertura, bravo Seve, ferma lì, ferma lì, ottimo. Bravo Seve. Adesso stiamo anche telecomandando le mie social. Stiamo parlando con le biglie, siamo alla frutta. Penso quando tu sei da solo e parli con la televisione. Ti è piaciuto il retrogusto bergamasco? Eh sì. Bricolla d'Italia ad affondare le biglie per Dieguez. Sta ancora dentro, mamma mia. È dura, diventa dura. Però Severino non deve mollare. Pensa quando Dieguez aveva smesso di giocare, che forza aveva perso il biliardo argentino. Giro per Marchioretto, non riesce ad allargarla verso il castello. Però siamo steccate, dai, partono ancora, c'è controllo. Di due Dieguez cercare questo incastro, ecco qui, Bolivar club, intanto questo incastro se lo prende e come, meno male, due punti, sfortunato qui l'argentino. Duomo di tre per Marchioretto, vediamo se riesce a insinuarsi lì, questa sembra buona. Facciamo anche un pallino da tre, non sarebbe male, eh? Ma anche pieno dietro così, bravo. Perfession, perfession. Presente quella canzone di Ligabue, ho perso le parole. E sì, al volo decide di andarci dalla lunga di sinistra. È un buon pallino da tre, un buon tre per l'Argentina. Tra l'altro, centri delle biglie, credo, no, che guardino, ce l'ha dalla grossa, ce l'ha dalla grossa, ce l'ha sia dalla grossa che di una passata, se ne vorrei. Vede tanta corta, dici? Sì. Quella che basta per quell'altezza lì. Vediamo se l'apre di terza, se l'apre di terza è un capolavoro. Ma peccato, vabbè, ci prendiamo 5 punti e una bella steccata da parte di Severino. Come è riuscito a farla montare questa palla fin troppo. Deve crederci Severino Marchioretto, perché sta giocando un gran biliardo contro un giocatore che non sbaglia più. Due punti per Dieguez di Garuffa. Al volo Marchioretto. Questo fa rosso, Nico. Speriamo. Uno solo, uno solo, uno solo. Uno solo, va bene. Meglio così. L'ho vista più bella.
pallino 3, se non vede, eh sì, però cioè, se no, vede la porzione del pallino 3, così no, non possiamo dice, quando neanche con lo strato non ci aiuta. Lo male. La punta, sta puntando la palla, no, come... ecco, da qui lo vediamo, lo può tirare il sì. pallino 3. Addirittura c'ha il giro Gianluca, guarda. Addirittura, sì. E lo fa anche. Ha giocato anche molto bene. Però, due li firmavo. E vediamo se forse abbiamo anche lo sfaccio. Adesso forse con lo Strator riusciamo di più a vederlo. Aspetta, no, dal provo vivo. Abbassare la linea dello Strator a vedere se mi dà più idea. No, per lo sfaccio non la vediamo. Pallino 3. Ma non è che se lo vuol tirare davvero lo sfaccio. Gioca di parabola. Eh sì. Lo gioca di parabola, mamma Sei mia. 6 punti per Marchioretto. Se rimane attaccatissima la gialla, non rimane attaccatissima la gialla. Ne abbiamo visto con Scorza ieri sera che è discretamente abile Dieguez in queste esecuzioni. Chiaramente è un eufemismo. Anche addirittura la gufata di Nascimbene. E lì su queste cose ho un maestro socio, però non parlavo non a caso. Ha funzionato. No. No, ma perché sinceramente non l'ho detto per gufare. E qui se ne gioca punti. Solo una. Tireresti angolo di traversione di misure 4? Ci va sul 4, sì. Sì, tra l'altro se non ci dovesse andare all'andata lo fa al ritorno. Dallo Stato sembra meglio. Sembra che ci vada di prima, dal vivo. Sono in Stella di Gurioni. Più facile. Stella di Gurioni esci male. Ma se non lo fa da una parte lo fa da quell'altra. Ma andiamo, via, 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 via. Lì. Va bene, dai. Quattro punti. Socio a carte viste era pericoloso dalla lunga. Sai che non gliela assegnavo tutta quella forza dopo l'impatto col pallino. Ne ha preso un atomo. Ne ha presa poco. Chiaramente se prende Birilli prende anche più piano il pallino. Certo. Prende più da sotto. Questa è delicata, Non la tirerei neanche se mi dessero dei soldi. Tirerei solo se mi dicessero che poi faccio primo. Ma la tireresti di così o di una? La tirerei di 5. No, ma io neanche di 5, io tirerei a prender palla. È uno spillo di 5. Questa si chiude, dici? Questa si chiude, Questa si chiude. Però questa si chiude. 8 punti per Dieguez. Cioè adesso ha fatto 8, se ne fa di meno. Lo so, però sai. E paga comunque traversino. Se ne così col traversino va a pareggio, speriamo. E se no ne perde un cesto. No, io avrei giocato una sponda sola. Vai Severino, guardatela bene. No, non ce n'è più? No, ma niente. L'unica è che torniamo in difesa, ma le difese non si segnano. Ma che occasione! Che occasione! Traversini se li sognerà di notte, secondo me, Marchioretto. Prende un altro Birillo. Però a un'altra occasione ce l'abbiamo. Mano sul panno. Un
portiamoci via anche questo pallino da 4, liberiamo la strada. Qualemi inquadrato nel pubblico. Pallino da 4, non lo realizziamo. Vediamo se passiamo per lo strike di Severino. Lo strike, siamo passati da un punto incredibile. Si è smaterializzato. Mamma mia, 38 pari. Mamma mia, che paura. Che paura. Come abbiamo fatto a girare quel pallino? No, ma guarda. 38 pari. Un 4 che al volo potrebbe essere anche pericoloso. Ma guarda che capolavoro di Eguez, 4 punti e rimangono 4 punti. Marchioretto. Mi sembrava Tirotto. Molto meglio. Marchioretto. E c'è giù anche il filotto. Questa. Giù il filotto, altri due. Rimangono 10, ma ci mettiamo in chiusura per primi, 52 a 38. No, 48 a 42. Non avevo invertito il punteggio. Dieguez fa il pallino da 4, no, si rimette davanti, peccato forse, quel pallino. Forse. 46-48. Non abbiamo l'angolo, ma non esce Gianluca. Si è rimesso davanti quel pallino. Dunque 48, solo con 3 va a 51, la rischia, e se lo prende stiamo a guardare che succede, via. L'ha fatto passare. Ha fatto la cosa difficile. No. Ha fatto la cosa difficile a Marchioretto. Attenzione. Ha fatto la cosa difficile. No, ma sai che cosa c'è? Che qua speriamo la tiri di sponda, guarda. meno non soffriamo per la chiusura. Ma, la chiusura uno con questa esperienza te la batte, Nico. Un pallino da 4 l'ha fatto. Mamma mia. Però abbiamo la chiusura anche noi, Gianluca. Una chance ce l'abbiamo. Hai visto cosa ha tirato fuori? Da delirio. Da delirio. Che forza, Diegas. Vai, Seve, tira Seve, fuori se mi questo fai questo 10, vengo giù ad abbracciarti. No! Aspetta! Mamma. 6. Marchioretto 6. Peccato, peccato. Era brutta, Era brutta, bisognava giocarla dalla grossa, l'ha smezzata un pelo e ha preso rimpallo. 56-58, match point per Dieguez. Qui manca un solo birillo.
per la finale mondiale. E questa viaggia bene. E vince Diegues contro un bravissimo Severino Marchioretto. Bravo. Tifo da stadio per l'Argentina. Arrivano ad abbracciarlo Severino, che però sorride sereno, ha fatto un mondiale incredibile, ci ha emozionati e noi lo ringraziamo per avercelo fatto. Adesso bravissimo si Riccardo, complimenta tutto il pubblico anche con Severino. Riccardo, ci dispiace davvero tanto perché è andato a un passo veramente da un sogno infinito, un sogno per lui, e lo è stato lo stesso questo mondiale, perché un podio mondiale si racconta ai nipoti, ma è andato veramente a un passo da giocarsi tutto alla bella. Comunque io devo dire a Riccardo Diegues che è ritornato per dove aveva iniziato, cioè, intanto guardate, bellissimo l'abbraccio tra Diegues e Marchioretto. Che dire, davvero bravi, bravi a entrambi. Diegues si è dimostrato bravo, un giocatore che bello, solidissimo, bravo, si complimenta Severino bravo. Con Diegues, giocatore solidissimo, sarebbe stato molto più bello per noi, una bella anche per i nostri amici, però dai, che dire, alla fine forse l'argentino si è meritato di più, però Severino se l'è giocata fino in fondo e sono davvero contento per lui. Assolutamente sì, e voi mi raccomando, tutti lì a tifare Italia alle 18:30 alle 18:30 tutti a tifare Italia, quindi sfida Italia-Argentina, per noi sarà un'assoluta sofferenza, ma sarà bello esserci. Nicola Biondi si è strozzato sul più bello, grande quasi socio, la voce. Ti voglio così. Noi ci vediamo qua su Billiard Channel, sul canale del biliardo, per la finale del campionato del mondo. Ciao. A dopo.